Buongiorno a tutti, sono Rino Malaponti dell'Associazione Governi Cani. Con questo video di oggi vorrei darvi qualche spunto su come condurre insegnamenti di pensiero computazionale e coding anche quando le risorse sono limitate, e ciò è spesso realtà nelle nostre scuole. Quando parlo di risorse limitate, intendo soprattutto due tipologie di risorse. Una è la familiarità degli insegnanti con i computer. Questo tipo di familiarità, purtroppo, specialmente nei primi ordini scolari, penso a elementari e medie, non è così diffusa. E spesso addirittura si ritrova della diffidenza verso il lavoro svolto con i computer. L'altra risorsa critica per poter svolgere attività di coding sono i laboratori. I laboratori costano, i laboratori devono essere gestiti e spesso molte scuole non ce li hanno, non se li possono permettere. Riguardo alla prima risorsa di cui abbiamo parlato, la familiarità degli insegnanti con i computer, vi faccio una domanda. È possibile, secondo voi, insegnare pensiero computazionale senza computer? Se ci pensate bene, le competenze fondamentali del pensiero computazionale sono in qualche modo anche indipendenti dai computer. Quello che occorre sviluppare, ad esempio, è la capacità di astrazione, cioè la capacità di focalizzare gli aspetti importanti di un problema e del suo dominio, tralasciando i dettagli irrilevanti, oppure gli algoritmi, sviluppare sequenze di istruzioni passo passo per risolvere il problema, la decomposizione, quindi gestire la complessità, partizionare il problema in componenti che risultino più facilmente gestibili, la capacità di generalizzare, cioè la capacità di vedere le similitudini tra problemi e sviluppare soluzioni generali. Una notizia è che per acquisire queste competenze, non sono strettamente necessari computer e laboratori. Guardate la prima immagine. Vedete, ci sono dei bambini che stanno lavorando alla stesura di un algoritmo, su un tabellone. Ci sono delle componenti, delle parti che vengono assemblate in ordine per, costruire delle immagini più complesse. Nella seconda figura, vedete, c'è una scacchiera a terra. Gli studenti hanno dei problemi da risolvere di spostamento reciproco, trovano le soluzioni, sperimentano le soluzioni muovendosi sulla scacchiera, così facendo imparano diverse tecniche algoritmiche. Secondo il professor Malizia, che è un collega che ha sperimentato con insegnanti delle primarie queste metodologie, queste risultano essere addirittura più efficaci di quelle condotte con il computer, perché coinvolgono gli studenti tendenzialmente anche con il loro corpo. Diventa un'esperienza cinestesica che incrementa la capacità di apprendimento. Nella slide successiva vedrete un video nel video nel quale c'è una rapida carrellata, giusto per darvi un assaggio di quante e quali possono essere attività, di tipo, pensiero computazionale o di tipo, digitale condotte senza computer. Se vorrete approfondire il tema, e avete dei link al sito, al canale YouTube di CS Education, dove troverete tantissimo materiale che potrete usare se vorrete imbastire, se volete costruire attività di questo tipo. Computer Science Unplugged is a free collection of activities that expose students to ideas from computer science without using computers.
This removes the barrier of having to learn to program or even own a computer before you can find out if computer science is your thing. Computer Science Unplugged uses kinesthetic activities that enable young students to physically engage with concepts, like this parallel sorting network, where students follow a simple rule, comparing numbers when they meet at a box and ending up in sorted order. After doing the physical activity, they can explore the concept through discussion and exercises. This activity can be done by a group of six students or a whole class. Another activity is the card flip magic trick, which is a memory trick that impresses students of all ages. It's based on a forward error correction code that children can usually figure out for themselves. And again, once they have understood the concept, there are many variations and questions to explore. Binary numbers can be explored using just a set of cards, which provide the scaffolding to convert numbers and find patterns in this black and white number system. There's even a pop music video where messages are coded as binary numbers into the tune and the dancing. There are many algorithms to explore. In this case, students use balance scales to compare two identical looking weights at a time in order to get them ordered from lightest to heaviest. Binary search and the idea of divide and conquer algorithms can be explored using ping pong balls hidden under cups. Computer Science Unplugged has several activities about encryption, especially how secure communication can happen on an insecure network. The resources also include a picture book where Santa uses a divide and conquer algorithm to find a pair of dirty socks that has been accidentally wrapped up with a gift. Image representation is explored with oversized pixels, and students can press them for efficient transmission. Like most of the activities, there are paper-based exercises to follow up, as well as a growing number of computer-based activities. There are many more activities, including getting familiar with the concept of finite state automata by running around the playground, and exploring issues of routing and deadlock using fruit. Computer Science Unplugged is used in many countries around the world, and even in virtual worlds. It is supported by a team of international translators, advisors, and advocates. It has been translated into many languages, and the resources and text are freely available for teachers and presenters to adapt for their own context. Computer Science Unplugged is about empowering students to explore the great ideas that are hidden in the technologies that have become so commonplace that they're taken for granted. But most of all, it provides an easy and fun way to engage with students around the topic of computer science. Allora, il video precedente vi ha dato un assaggio di tutte le attività che si possono svolgere. Se volete trovare materiale, questa che vedete qui è la pagina da visitare. Qua trovate di tutto, da video che vi fanno vedere come vengono svolte le attività, a materiali a supporto delle attività, a libricino e altri materiali. È quasi tutto in inglese, ma trovate anche del materiale in italiano. Ovviamente, se vorrete poi, usando questo materiale, contribuire a tradurlo, farete un piacere a tutti. Ora che abbiamo visto come può essere possibile insegnare pensiero computazionale senza l'utilizzo di computer, proviamo a vedere come insegnare coding con il minimo delle infrastrutture e costi di setup di laboratorio possibile. Chi ha provato a insegnare coding sa che in genere questo è quella del setup dei laboratori, della predisposizione degli ambienti, è l'attività più onerosa sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista del costo delle infrastrutture informatiche, sia del lavoro necessario per predisporre questi ambienti. Fortunatamente il cloud ci viene incontro. Io quest'anno ho avuto modo di sperimentare questo strumento, si chiama Replay.it, è uno strumento free, libero, diciamo senza costi per le scuole e permette di realizzare ambienti di coding piuttosto sofisticati senza bisogno di infrastrutture. Per poterlo utilizzare è sufficiente avere l'accesso a un browser e una connessione a internet.
Quello che permette di fare è accedere a almeno 30 diverse tipologie di linguaggi di programmazioni e permette anche di abilitare la collaborazione, diciamo, locale e remota tra insegnanti e studenti, studenti e studenti, su attività didattiche di coding. Come funziona Reple.it? Intanto per accedere, come abbiamo già detto prima, è necessario avere o disporre di un browser, di una connessione internet e nient'altro. Il browser può girare su un tablet o può girare su un PC. Non è necessario, diciamo, sulle macchine del docente o dei ragazzi installare altro. Una volta che sia il docente che gli studenti si sono registrati, è immediatamente possibile cominciare le attività. Possono essere creati dei REPL. Dei REPL sono degli ambienti costituiti da un insieme di macchine virtuali e strumenti software che permettono di abilitare un particolare insegnamento. Per esempio, se vogliamo insegnare lo sviluppo di siti web, il REPL conterrà sia le funzionalità browser che quelle web server che quelle serve e supporterà diciamo, i linguaggi e il software necessario per poter gestire questa attività. Questo software, questa configurazione non deve essere sviluppata, ci sono già dei template pronti che l'insegnante può adottare e nel giro di pochi secondi l'ambiente viene costruito. Allo sviluppo di un progetto su REPL possono collaborare diversi studenti e più insegnanti. Gestione delle classi e insegnamenti. Il docente, una volta registrato, può creare il REPL delle classi. Le classi sono allo stesso tempo una sorta di contenitore di materiale didattico e di esercitazioni e anche uno strumento di collaborazione tra uno o più insegnanti e uno o più studenti. Ciascun materiale viene inserito nella classe, può essere stato prodotto direttamente dall'insegnante o può essere stato in qualche modo ritrovato da altri materiali prodotti dalla comunità degli insegnanti che operano su REPL. L'insegnante può modificare questi materiali che inizialmente abbiamo detto, sono in draft nella classe e assegnarli selettivamente agli studenti. Quando gli studenti ricevono un esercizio del materiale, possono svolgere la loro attività di coding. Per loro viene creato un REPL temporaneo nel quale possono scrivere e verificare il codice e questo anche se sono coinvolti più linguaggi di programmazioni e più macchine dove questo codice debba girare. Una volta che lo studente ha finito la sua esercitazione o quando ha bisogno di feedback, può chiederli al docente tramite REPL. Il docente può accedere al REPL dello studente e verificare quello che è stato fatto, il funzionamento ed eventualmente aggiungere feedback o suggerimenti. Tutti questi scambi avvengono attraverso la piattaforma REPL con notifiche via email. Il lavoro può essere svolto sia in classe che a casa. Non è necessario installare nulla, ripeto, è sufficiente che, diciamo, la scuola disponga di macchine con un browser installato e una connessione internet e così lo studente è a casa. REPL dispone anche di importanti funzionalità di condivisione.
Di fatto l'insegnante può riutilizzare materiale degli anni precedenti o materiale che è stato messo a disposizione da altri insegnanti che fanno parte della community REPL. Il materiale riutilizzato viene importato in una classe, poi modificato dall'insegnante e assegnato agli studenti. In questa slide vedete l'esempio di quello, diciamo, dei contenuti di una classe, quindi gli studenti registrati, i materiali, i compiti assegnati e lo stato di avanzamento di ciascuna attività. Ogni insegnante può accedere ai materiali prodotti da tutta la community mondiale dei docenti. Ciascun docente può rendere libero l'accesso alla sua classe per altri docenti. Gli altri docenti avranno accesso solo al materiale e non vedranno né dettagli sugli studenti registrati né sull'avanzamento delle attività didattiche, ma solo i materiali. Materiali che potranno importare nelle proprie classi e per riutilizzo. Questa slide ha l'obiettivo di darvi un'idea della vastità degli ambienti supportati. Questi sono solo un sottoinsieme, di quelli che sono disponibili e ne continuano a essere sviluppati di nuovi. Sono sviluppati direttamente da REPL, ma anche dalla comunità degli utilizzatori che dà suggerimenti su cosa può essere utile e eventuali tipologie di attività didattiche. Su REPL è possibile svolgere da esercizi molto semplici di coding ad attività complesse come possono essere quelle, per esempio, di fare il training di reti neurali e altre applicazioni di intelligenza artificiale. In chiusura sommarizzo i messaggi chiave di questo video. Il primo è che è possibile insegnare pensiero computazionale e concetti digitali anche senza utilizzare computer e che questa modalità può essere anche piuttosto efficace, specialmente in alcuni ordini scolari come le primarie e le secondarie di primo grado. Il secondo messaggio è che è possibile insegnare coding a livelli elevati di sofisticazione anche se per, diciamo, magari carenze di investimento o altro, non abbiamo a disposizione infrastrutture di laboratorio complesse e costose. Vi saluto e per approfondimenti, materiale e altro, contattate Impara Digitale.